A Santa Marta vengono tante coppie che fanno 50-60 anni di matrimonio. E io anche nei baciamani delle udienze mercoledì, e io sempre abbraccio loro e ringrazio la testimonianza e chiedo: ma chi di voi ha avuto più pazienza? Sempre, tutte e due, dicono. Sì. Ma dalle volte scherzando uno dice io, ma poi dice no, è uno scherzo. Ma è stata una risposta tanto bella, credo che tutti la sentivano, ma c'è una coppia da 60 anni di sposati che è riuscita a esprimerla: ancora siamo innamorati. Ma che bello, eh? I nonni che danno la testimonianza. E io sempre dico: ma fatelo vedere ai giovani che si stancano presto, perché dopo 2-3 anni torno da mamma. Questa mancanza di modelli, di testimonianze, questa mancanza di nonni, di padri capaci di narrare sogni, non permette alle giovani generazioni di avere visioni e rimangono ferme. Non permette loro di fare progetti, dal momento che il futuro genera insicurezza, sfiducia, paura. Solo la testimonianza dei nostri genitori, vedere che è stato possibile lottare per qualcosa che valeva la pena, li aiuterà a alzare lo sguardo. Come pretendiamo che i giovani vivano la sfida della famiglia, del matrimonio come un dono, se continuamente sentono dire da noi che è un peso? Se vogliamo visioni, lasciamo che i nostri nonni ci raccontino, che condividano i loro sogni, perché possiamo avere profezie del domani.